piace. E per tutti ragazzi, sono Giacomo e bentornati in questo nuovo video. Oggi devo farvi vedere alcune mod che ho ancora scaricato e queste sono più stupende delle altre. Prima di tutto vorrei farvi vedere una cosa, sempre sulle mod di Minecraft. In questo video ci sarà Clash Royale più Minecraft e non so se a voi piacerà, però come potrete ben vedere adesso, aspettate che ci stavo giocando prima, si avvia, ecco ragazzi, preparatevi. Se vedete qua c'è scritto Clash Royale PvP su Minecraft, immaginatevi voi, su Minecraft c'è scritto Clash Royale PvP, lasciatemi andare. Noi siamo su Clash Royale. Questo genio ha fatto la mappa di Clash Royale esattamente come l'avevamo nel gioco. Ci sono tutti gli spalti, le arene, tutto. C'è il fiume, c'è l'erba ben fatta, ci sono le vie per andare, però non ci sono le mod delle carte, quello secondo me proprio non c'era. Però guardate la figaggine. Siamo dal re, no? Siamo dal re. Praticamente questa cosa qua, cioè l'enderpearl ci mi teletrasporta da una parte all'altra se la lancio. Comunque attiviamo questa, cioè la disattiviamo e si abbassa. Invece se noi la attiviamo si alza. No, è troppo bella questa cosa. Se immaginatevi che questo ci ha messo, quanto ci ha messo per farla, non lo so. Ok, queste sono le torri degli arcieri e tutto. Fatemi sgorgo, vabbè. Tutte le torri degli arcieri ci sono qua, ragazzi. Un'altra mappa che volevo farvi vedere è Bikini Bottom. E voi direte what? Però sì, Bikini Bottom. Poi uscirà oggi un altro video. Comunque vabbè. Allora, oh, quanti ne ho scaricate, ragazzi? Allora, ho scaricato Futuropolis, che sarebbe una città. E non so se farvela vedere. Ve la faccio vedere, fanculo tutto. Ragazzi, che figata! Questo non è un episodio di Minecraft Mods, ma uno speciale di Minecraft Mods. Noi siamo dentro il nostro laboratorio. Ho aggiornato Minecraft anche alla versione 1.0.7.0. Vabbè, ma io devo uscire. Sono tutti, sì, secondo me ci sono. Ancora non si può lavorare un tempo solo pioggia. Tutto l'altro. Ma ragazzi, vi immaginate? Sto palazzo non è che bla bla bla, è tutto storto così proprio. No, ragazzi, tutto silenzio. Perché voglio che voi ammiriate questa. Praticamente su un palazzo che credo che, no, non è quello. Eccolo, questo qua. L'ho chiamato Dracula Tower. E praticamente c'è scritto un tipo di miglioramento. C'è scritto un tipo di miglioramento. Perché qua c'è l'assistente a Dracula Style. E qui già parte la figaggine tipo what? Poi qua ci devo mettere anche tutti. Oddio, come block! L'ho visto. Aspetta, io non ce l'ho io. Perché non lo vedo se scrivo. Poi come un comando. Dove? Sto scendo.
Non mi sono una cazzo, ma questo è un scemo. Così mi diventa così. Ma questo scusa mi si muove. Oddio, lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Lo faremo nel prossimo episodio. Ma quello mi fila ancora, giusto? Sì, sì, ce l'ho ancora. Ok, ragazzi, questa è la Dracula Tower. Tipo, immaginate in quanto ci dovrò mettere per fare tutte le scale, tutte le stanze. Però non voglio che sia la scala. Allora, questa è una via d'uscita in caso di emergenza, di incendio. E qua sono andato direttamente, non dico il coraggio, direttamente. Perché spacco tutto? Ma devo continuare direttamente fuori. Beh, non dico direttamente fuori. E qua ragazzi, adesso io faccio vedere, sì. Un po' di batteria. 13, ma posso ancora fare tutto. Adesso vi farò vedere Bikini Bottom. Eccolo qua, no, quanto è modo scaricato. E il che è bellissimo, perché puoi farci tutto quello che vuoi. Allora, abbiamo la casa di SpongeBob, la casa di Squid, la casa di Patrick, il Chum Bucket. What the fuck, dove sono? Non ci sono i personaggi, perché i personaggi no. Perché i personaggi no. Dove cazzo sono finito? Cerco una via d'uscita. Ecco qua la nostra Bikini Bottom. Ta-ta-ra-ta-ra. Allora, l'ancora nera è la casa di Mr. Crab. L'ancora fucsia, non so di chi sia quella casa. E qua vedete già, oh, what the fuck, la casa di SpongeBob, Squiddy e Patrick. Iniziamo dal protagonista della serie, perché la serie si chiama come lui, cioè SpongeBob. Ragazzi, scendiamo nella casa di SpongeBob ed è fatto tutto molto bene. Qui c'è il trampolino e qua c'è il letto, fatto tutto molto bene. Questo non so che cacchio sia. Da qua si andava sull'ananas, perché in un episodio c'era SpongeBob che prendeva una scala e andava sopra l'ananas, cioè sul tetto. Questa porta non l'ho ancora vista. Ah, clam cage, non so cosa vuol dire. Gabbia di qualcosa. Ok, ragazzi, è tutto troppo figo. Da qua si esce. Questo sarebbe SpongeBob. Che bello SpongeBob. No. Qua c'è la lana di cui il protagonista, cioè quello che ha fatto sta mappa, per quanto ha lavorato per 10 notti, ma anche di più, per 2 mesi, mio Dio, per fare tutta sta roba, si è fatto apprezzare. Questa è la casa di Squid, anche se non ve l'ho detto, ma credo che voi lo sapevate. Questa è la stanza dove mettere SpongeBob e poi ucciderlo se ci rompe i coglioni. E adesso andiamo a vedere la casa di Patrick. Dai, scendi. Scendi. Abbiamo ansia di vedere la casa di Patrick. Tutti stanno pisciando adesso per la casa di Patrick. In ogni episodio la casa di Patrick è un mucchietto di sabbia. È così, guarda. Ma in realtà qua la casa è fatta molto meglio. Devo dire che la sua casa è una roccia, quindi è fatta molto bene. Qui c'era la lampada che è spenta. No, che era accesa. Ok. Qui c'è il divano. Qui c'è la scatola segreta di Patrick, che non contiene niente. Qui c'è il letto di Patrick e qua c'è anche una lampada. Andiamo a vedere la cucina, stracolma di cose. Guarda, il frigo proprio... Madonna mia, il frigo com'è pieno. Ma dai, pienissimo il frigo. Ok, ragazzi, queste erano le case dei tre protagonisti di SpongeBob. Quanto ho? 12. Ai ai ai. Ok. Nel prossimo episodio vi farò vedere le altre case dei personaggi di SpongeBob, della serie di SpongeBob. Scrivete qua sotto nei commenti se le volete.
Perché se le volete va bene, se non le volete pazienza. Qui c'è la creativa dell'iPhone 6, dell'iPhone 6 e una cosa troppo proprio. Avete capito? Ok, io ho perso l'iPhone. Ma scherzavo, figuratevi se perdevo l'iPhone. Sono le 12, sono le 12. Sono le 13:40, coglione. Queste mi sa che sono le schede dell'archivio. Eccolo là. Non è quello. Eccolo là. Tantara l'iPhone 6 della Apple. Tantara tara tantara tara tantara. Adesso siamo su Google, ma non per molto. Perché se noi andiamo a premere questo bel pulsante, ci andiamo sopra e poi lo premiamo così, tac, tac. Andrà la schermata principale, oddio! E qui abbiamo capito che già è tutto interattivo. Andremo ad attivare Minecraft e ci apparirà la schermata di Minecraft. Perché è così. Noi ci andremo sopra e lo cliccheremo. E ci apparirà la schermata di Minecraft. Guardate. Minecraft c'è scritto. Poi c'è scritto gioco, opzioni, impostazione. Quello è Steve. Mio Dio, questo come lo amo. Come lo amo tantissimo. Come lo amo.